È stata rilasciata una nuova evoluzione a tema difensori centurioni. Andiamo a vedere insieme quali sono le carte migliori e in cosa consiste. L'evoluzione in questione si chiama difensore centrale centurioni e giustamente, come ci va a suggerire anche il nome, possiamo vedere dei requisiti che possiamo andare ad evolvere un difensore centrale che abbia un overall massimo di 83, una velocità massima di 79, il dribbling massimo di 75, la difesa massimo di 74, il fisico massimo di 85 e stili di gioco totali massimo 8. Andremo a ricevere così tutta una serie di upgrade veramente molto interessanti. Al primo step un più 1 di velocità, 2 di passaggio, 2 di dribbling, 1 di fisico e 1 di difesa. Al secondo step più 3 di passaggio, più 2 di fisico e più 1 di difesa con il passaggio calibrato come playstyle aggiuntivo nella sua versione base. All'ultimo step andremo a guadagnare un altro punto di velocità, 5 di passaggio, 1 di dribbling, 1 di difesa e lo stile di gioco del passaggio lungo ovviamente base. Come al solito adesso serviamoci di foot.gg per andare a vedere insieme quali sono le migliori evoluzioni da andare ad eseguire all'interno di questa sfida. Il primo giocatore che secondo me è anche quello più interessante da andare ad evolvere è Josko Guardiol, il difensore del Manchester City, che secondo me è una delle migliori in assoluto perché presenta, seppur ha un overall 82, un playstyle plus come quello dell'autoblock, che è tra i più efficaci in fase difensiva. In più presenta anche altri miei ottimi playstyle base come il power header, il passaggio calibrato, il passaggio lungo e il temporeggia con l'L2. Andiamo a vedere insieme come diventa la sua carta evoluta. Diventa 85 di overall, quindi un più 3, in velocità guadagniamo 2 punti, guadagniamo invece 10 punti di passaggio, 3 di dribbling, 3 di difesa e 3 di fisico. Giocatore che quindi va ad avere un parchetto difensivo di stats clamoroso, guardate qui l'intercetto 85, la mentalità difensiva 84, l'89 di aggressività, l'86 di forza e in più anche alto alto come work rate. Inoltre Guardiol capirete bene che è molto facile anche da ibridare, perché lo linkate con Walker, lo linkate con De Bruyne, lo linkate magari anche con un Haaland, con un Ederson, per cui è un giocatore che è anche facilmente ibridabile e per me all'interno di questa evoluzione secondo me si candida ad essere il più interessante. Così come un altro giocatore molto interessante è Joel Matip. Perché Joel Matip? Innanzitutto playstyle presenta il temporeggia con l'L2 e l'autoblock nella loro versione base, che sono comunque un'ottima accoppiata. Però questo Matip qui, se andiamo a controllare le evolutions, era interessante perché poteva essere evoluto all'interno della sfida Pacey Protector e in più adesso possiamo andare ad evolverlo ulteriormente all'interno della sfida Centurione. Quindi da 80 era già diventato 82, adesso lo possiamo portare a 85 guadagnando sulla versione base praticamente un più 17 di velocità, un più 16 di passaggio, un più 3 di dribbling, un più 6 di difesa e un più 8 di fisico, andando a vedere anche qua delle statistiche veramente notevoli, perché 86 di intercetto, 88 di scivolata, 87 di mentalità, 90 di forza, 88 di aggressività, non è cosa da poco. In più, essendo un giocatore del Liverpool, magari potrebbe fare coppia anche insieme a Virgilio, il buon Van Dijk. Per cui questo qui, se avevate fatto la sfida precedente, occhio, perché potete tranquillamente rievolverlo ed è una carta molto molto interessante. Così come molto interessante è Ibrahima Konaté, un altro che presenta degli ottimi playstyle seppur in forma base, ovvero l'autoblock, il mastino e il gioco aereo. Un giocatore di 1,94 m, ragazzi, dotato di una fisicità pazzesca. Sto Konaté, quando lo vedete in game, è veramente una roba enorme, una minaccia per i difensori, per gli attaccanti avversari. La sua evoluzione ci permette di portarlo a 84 con un più 2 di velocità, un più 10 di passaggio, un più 3 di dribbling, un più 3 di difesa e un più 3 di fisico. E anche qua guardate le statistiche, 83 di forza, 93 di forza, scusatemi, 85 di aggressività. Pecca un po' in stamina, ma non preoccupatevi perché per i difensori centrali la stamina non è un gigantesco problema.
84 di intercetto, 83 di mentalità difensiva, 88 per i contrasti, 84 per la scivolata. C'ha anche degli ottimi passaggi proprio grazie alla sfida e va a completare il parchetto di playstyles anche con la roba dei passaggi, che non è male quando vogliamo chiaramente uscire dalla difesa. Sappiamo quanto è complicato cercare di farlo in maniera pulita, considerando quello che è il pressing fatto dalla CPU avversaria. Quindi questo Konaté, considerando anche che è francese, anche lui del Liverpool, dalla sua parte ha una grandissima ibridabilità e per me è uno dei giocatori che più vale andare ad evolvere. Altra carta, sempre per la Premier League, è Nathan Ake. In questo caso è un giocatore che non presenta playstyles, però dalla sua c'ha l'ibridabilità perché è del City ed è anche olandese. Chiaro è che è un giocatore che non ha neanche un playstyle in fase difensiva, in realtà non ne ha proprio nessuno, quindi rispetto agli altri che vi ho mostrato parte dietro, però comunque la sua evolutions è molto carina perché riceve 2 punti in più di velocità, riceve questi 10 punti di passaggio, 3 di dribbling, 3 di difesa e 3 di fisico, andando a diventare lui anche una carta di tutto rispetto. Leggermente meno forte e aggressivo degli altri, ma una mentalità difensiva veramente top e un 82 di intercetto che non fa mai male. Addirittura qua arriviamo a 92 di passaggio corto e 85 di lungo, come se fosse un trequartista, ma questo ci interessa chiaramente in maniera marginale, quindi occhio anche ad Ake. Passiamo adesso ad un altro campionato, che è quello francese, dove troviamo la versione IF di Facundo Medina, che presenta playstyles di scivolata e del mastino, e possiamo andare ad evolvere all'interno di questa sfida portandolo da 83 ad 86 complessivo, con un più 2 di velocità, un più 10 di passaggio, 3 di dribbling, 3 di difesa e 3 di fisico. Giocatore quindi che anche qua riceve degli upgrade interessantissimi: 94 di passaggio corto, 87 di mentalità difensiva ed intercetto, 89 di forza e 91 di aggressività. Questo è molto caruccio perché comunque linka con i giocatori di Ligue 1, meta che ce ne sono tanti, però magari se ci avete un Messi, questo è pure argentino e gli dà un po' una mano, come Militao fa ad esempio con Neymar. Poi è un giocatore comunque di una grandissima fisicità perché è 1,84 m, ma c'ha un body type importante in game, quindi sembra molto più grosso, e per quello che costa secondo me è molto valido. Altro giocatore sempre in forma che possiamo andare ad evolvere è Jean-Clair Todibaut. Jean-Clair presenta il gioco, il L2, il blocco e il passaggio lungo come playstyle base, e la sua evoluzione lo porta ad 85 con 79 di velocità, più 10 di passaggio, 3 di dribbling, 3 di difesa e 3 di fisico. Anche qui 94 di passaggio corto, 89 di forza, pecca leggermente in aggressività, 87 di mentalità, 87 di intercetto e 87 di scivolata lo rendono un difensore molto valido, una alternativa simpatica magari ad un Kimpembe, ad un Marquinhos in una Ligue 1, che non fa mai male. Dalla Ligue 1 andiamo in Spagna, dove troviamo Nacho Fernández. In questo caso presenta l'autoblock argento, l'intercetto e il gioco aereo. La sua evoluzione, un giocatore che poi vi ricordo è 1,80 m, quindi non enorme, ma può fare anche il terzino. La porta a 77 di velocità, 79 di passaggio, 74 di dribbling, 85 di difesa e 83 di fisico. Giocatore che ha delle statistiche importantissime per quanto riguarda la difesa. Anche qua 96 di passaggio lungo, di corto, manco fosse De Bruyne, 82 di forza e 83 di aggressività. Questo qua per una liga, magari se avete da linkare, che non ci arrivate a Militao eccetera, e vi ritrovate questo che lo volete andare ad evolvere, ci può stare tranquillamente. Così come ci può stare tranquillamente Mario Hermoso, giocatore molto interessante, autoblock, scivolata, gioco aereo e passaggio lungo come playstyle base, 1,84 m la sua altezza, anche se in game lui ha un body type un po' più smilzo, quindi un po' alla Varane, diciamo così. La sua evoluzione lo porta a 85 con 77 di velocità, più 10 passaggio, 71 di dribbling che diventa 74, più 3 anche in difesa e fisico, e le sue statistiche, guardate qui, lo portano a 91 di passaggio corto e 90 di lungo, statistiche difensive quasi tutte sopra l'85, 83 di forza e 87 di aggressività. Anche qua un altro giocatore molto carino dell'Atletico Madrid che può sbloccarvi tutta una serie di intese molto molto comode.
Chiudiamo con un ultimo giocatore, ritorniamo in Premier League, Manuel Akanji. Playstyle in questo caso della scivolata, 1,87 anche Akanji, una fisicità spaventosa, sembra molto più grosso in game. La sua evoluzione lo porta a 85 con più 2 di velocità, più 10 di passaggio, 3 di dribbling, 3 di difesa e 3 di fisico. Anche qua 94 di passaggio corto e 91 di lungo sono importanti, statistiche difensive clamorose. Pecchiamo qua leggermente in forza e aggressività, ma vi assicuro che non è un problema con Akanji perché recupera con il suo body type all'interno della partita. Chiaro è che rispetto a Guardiol questo ovviamente va leggermente dietro nelle mie gerarchie, però anche questa carta qua potrebbe essere molto interessante. Però se io proprio vi devo consigliare la carta da fare a tutti i costi, ragazzi, anche solo per tenervelo come super sub, questo Guardiol ne vale veramente davvero la pena. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti quale giocatore avete voluto e se avevate già pensato a uno dei giocatori che vi ho consigliato. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto, ciao!